Eccomi qui, ragazzi, scusate, ma io e la tecnologia viviamo su due mondi completamente separati. Purtroppo la schedina sulla quale stavo registrando dura 17 minuti. Normalmente registro con il mio portatile, però oggi non l'ho usato perché vi volevo far vedere la copertina del libro, quindi eccomi qui. Spero di riuscire a assemblare questi due video, sonst bin ich am Arsch, come dicono i tedeschi, parola volgare che non traduco. Allora, stavamo appunto parlando di questo kitchen, l'importanza della cucina in questo racconto, l'importanza della cucina sia come luogo intimo, come luogo che ci consola quasi, il luogo della casa dove c'è più calore, e anche della cucina nel senso intesa come arte culinaria. Infatti, la protagonista, dopo aver subito il forte lutto della perdita della nonna, che era l'ultima persona della sua famiglia, appunto, si troverà a vivere in una famiglia che la, diciamo, quasi l'adotta, Yuichi ed il ragazzo Yuichi e la mamma Eriko. Poi si allontanerà anche da loro, comincerà la sua vita lavorativa come cuoca, come chef, come aiutante chef di una famosissima cuoca, appunto, giapponese. E proprio tramite la cucina lei riuscirà a superare, quindi in un certo senso, il dolore e il lutto. Con il tema della morte. Il tema della morte è centrale, abbiamo detto, perché ricollega Mikage anche, diciamo, la unirà a Yuichi, perché Yuichi e Mikage hanno subito e subiscono la stessa sorte, cioè queste persone sono in un certo senso perseguitate dalla morte, perché tutti e due iniziano a subire fortissimi lutti, perdono in continuazione le persone che gli sono accanto. Quindi, in un certo senso, sono quasi predestinati a stare insieme. Mentre Yuichi si accorge, in un certo senso, per primo di essere attratto, di voler bene, di essere innamorato di Mikage, lei all'inizio, diciamo, non riesce a realizzare questo sentimento, ma poi alla fine quasi si accorge e percepisce che proprio il destino, con queste perdite, con questi, diciamo, lutti, con questa similianza di percorso, li accomuna e li unisce. Infatti, poi sarà proprio tramite un cibo, un buonissimo piatto tipico giapponese che lei troverà in un ristorante lontano da Tokyo, dove si era recata per fare, diciamo, uno stage di cucina. Tornerà indietro, andrà a cercare di nuovo Yuichi, che era scappato perché lei appunto aveva fatto capire che non voleva legami con lui, e in un certo senso, grazie a questo piatto, riusciranno a chiarire i loro sentimenti. Il libro si conclude però in una maniera aperta, in cui non si sa se effettivamente i due diciamo, si mettono insieme, sì o no, però in un certo senso è quasi esplicita la cosa. Che dire, questi due romanzi mi sono piaciuti tantissimo. Ne ho letto infatti anche un altro di lei, che però di questo non vi parlerò oggi, Presagio Triste. Anche qui il tema dominante è il lutto, ed è anche questo un romanzo bellissimo, e ve ne parlerò in un altro momento. Questi libri, a questo libro. Allora, a chi lo consiglio? Lo consiglio sostanzialmente alle persone a cui piacciono libri sentimentali, ma non troppo sdolcinati, e a chi come me è cresciuto a pane e anime, a pane e manga, a chi è affascinato dalla cultura giapponese. Diciamo, queste sono le persone a cui lo potrei. A chi piacciono le storie sentimentali, ma non su quel sentimentale sdolcinato di bassa lega, no? A chi ama appunto trovare spunti di riflessione anche in questi racconti. Comunque, spero di non aver svelato troppo. Mi è piaciuto veramente tantissimo leggere questo Kitchen. Quindi lo consiglio a tutti, io l'ho divorato in 2 giorni. Ragazzi, vi saluto. Spero che voi non vi siate annoiate. Spero di riuscire a mettere insieme questi due spezzoni di video. Anche se devo dire che
questa cosa mi ha un po' disturbato perché ero infervorata nella spiegazione, poi tac, mi si è spento, no? Va bene. Piccoli incidenti di percorso tecnici. Ringrazio infinitamente Paola Style di aver voluto collaborare con me. Grazie Paola, sei straordinaria, ti lovo, ti lovo, ti lovo, ti adoro. Sei stata bravissima con il tuo Divergent, mi hai fatto venire voglia di leggerlo, anche a me piacciono questi racconti, sicuramente questo genere mi piace molto anche a me. Io ho soltanto un piccolo problema, purtroppo non riesco a trovare libri in italiano qui, li devo sempre ordinare in internet oppure li devo scaricare qui, ma non si trova tutto. Comunque adesso ho già ordinato un po' di libri che voglio leggere in Amazon, Amazon, e prossimamente mi arriveranno, non vedo l'ora, così posso leggere un po'. Niente ragazze, vi ringrazio infinitamente, andate a vedere il video di Paola Style, un bacio grande 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 a tutte voi. Ah, piccola parentesi, ricordatevi che c'è anche il giveaway, che adesso nel titolo non l'ho più chiamato giveaway ma regalini per le mie iscritte. Per favore andate, lasciate un commentino, condividete, mettete mi piace, per favore, così il video gira. Un bacio a tutte, vi lovo, grazie dell'attenzione, grazie dell'ascolto, e mi raccomando, Banana Yoshimoto è veramente un'autrice che vale la pena leggere. Ciao, alla prossima.